È rivolto a chiunque, principalmente a operatori di centri missionari diocesani e di altre realtà cristiane di tutta Italia, il percorso biblico in corso per dare un contributo nel cammino verso la riforma auspicata della Chiesa e della sua missione. La modalità è quella della lettura popolare della Bibbia, un modo di leggere, studiare e approfondire il testo che parte dal contesto in cui è stato scritto. In questi giorni noi stiamo cercando sulle tracce di figure che ci sono nella storia del popolo di Dio qual è il respiro della terra, il respiro dei poveri per una lettura eco-politico-spirituale. E stiamo soprattutto in questi giorni facendolo cercando figure e storie di donne e di uomini insieme con loro che sono andate non sulla linea della storia ufficiale ma sui bordi della storia, molte volte dimenticate o poco ricercate, per vedere soprattutto poi oggi dov'è che sono questi gruppi e queste figure che a volte dimentichiamo, non vediamo o non diamo importanza. Al corso partecipa anche Francesca, originaria del Senegal e di religione musulmana, diventata cristiana cattolica tre mesi fa dopo un percorso importante ed un incontro particolare con Papa Francesco. Ho nutrito tantissimo un sentimento fortissimo per la religione cristiana, perché io prima ero musulmano, quindi da tre mesi sono diventata cristiana con il nome di Francesca. Diciamo che in questi giorni sto vivendo uh, tante cose uh, nella vita reale, no? Quello che stanno. In quei testi io lo vivo nella vita reale con il lavoro che faccio, lavorando con i poveri, perché in questi testi si parla di poveri, di umili, no? di piccoli, che il Signore ha dato il suo appoggio. Sono giorni di confronto tra persone di tutta Italia, di origine e cultura diversa, con la voglia di andare nel profondo del testo che riassume nel corso dei millenni il cammino dell'uomo e il suo rapporto con Dio, che può dire tanto anche all'uomo di oggi nel cammino personale e collettivo. Noi cristiani siamo abituati, abbiamo, conosciamo benissimo i testi a memoria, ma non ci dicono più niente. Ma perché? Perché manca quel popolare lì. Che serve per poter entrare davvero nel testo biblico. Ed è per questo che è una cosa fondamentale nella lettura popolare della Bibbia, come diceva Anna Maria, capire chi ha scritto il testo lì, cosa stava vivendo, viveva a palazzo o viveva da schiavo? Perché questo ce lo fa capire e ha un ritorno alla nostra esperienza di vita. Allora è per quello che i testi ritornano a dirci qualcosa.